Un programma in collaborazione con Macelleria Pappa e Ciccia, Cooperativa Agricola Val di Chienti, Via Flaminia 72, Tolentino. Tecnobar, concessionario La Cimbali, Contrada Cisterna, Tolentino. Frigotecnica Commerciale, Refrigerazione Industriale, Via Borsellino 40, Tolentino. Febe Cappelletteria, in Viale 30 Giugno, a Tolentino. A Tolentino, primo trofeo Lei, trofeo Città di Tolentino, una gara regionale a coppia dove hanno partecipato 22 formazioni provenienti un po' da tutta Italia. Non c'è vincolo di società, pertanto le loro compagne potevano essere di qualsiasi regione d'Italia e lo hanno fatto perché hanno partecipato 22 formazioni. La gara era a Terzina. Pertanto sono composti 4 gironi e in semifinale sono arrivate Franceschini Gilda e Gravucci Cinzia contro Codoni Sara e Barbera Valteroni ce l'abbiamo di Cortona Bocce, mentre Codoni è della società bocciofila Pollentina, Gilda Franceschini della società bocciofila Città di Spoleto e Cinzia Gravucci della Amandolese di Ascoli Piceno. Mentre l'altra semifinale è composta da Pierozzi Giulia della società bocciofila Cortona e Zerboni Valeria della società fiorentina di Scandicci. E giocavano contro Sanela Urbano della bocciofila De Santis di Roma e Pavarelli Maria della società San Martinese di Reggio Emilia. Sono state due belle semifinali. Nella prima Gilda Franceschini ha perso contro Codoni Sara, mentre Giulia Pierozzi ha perso contro Sanela Urbano. Nella finale, una finale molto tirata, con bellissime giocate, sono arrivate addirittura sull'8-10 il punteggio, dove Sanela Urbano si trovava ai punti 8, si è creata, inventata e con la sua stoffa una bocciata, conquistando i 4 punti e si è aggiudicato questo primo trofeo Lei. E ripeto, una gara sperimentale che quest'anno Tolentino ha voluto fare in anteprima per
la gara nazionale di domani, il 17° trofeo Città di Tolentino, che è una gara nazionale femminile. Un'associazione storica per Tolentino e noi ci teniamo tantissimo allo sport. Tolentino sta diventando sempre di più città di sport e quindi ci fa piacere, soprattutto voi venite un po' da altre parti d'Italia, quindi ci fa piacere che siete ospiti qui da noi, quindi sono sicura che vi siete trovati bene e che ritornerete. Un boato per... Ne sbagliamo un nome perché viene una schioppettata. Per Maria Pavarelli, Sanera Urbano. Maria Pavarelli, Sanera Urbano. Domenica 1 settembre, ancora a Tolentino per la seconda giornata di manifestazioni femminili. Oggi si svolge il 17° trofeo Città di Tolentino, una gara nazionale femminile, specialità individuale. In semifinale troviamo la pluricampionessa Laura Picchio della società bocciofila Spello Perugia contro Giulia Gazzoli della società bocciofila Morovalle Macerata. Mentre un'altra semifinale, Codoni Sara della bocciofila Pollentina contro Orietta Savelli della società bocciofila Lucrezia di Pesaro Urbino. Hanno partecipato 63 formazioni per un totale di 10 gironi. Pertanto nella società di Tolentino sono rientrate 8 giocatrici, dove hanno fatto i quarti di finale e semifinale. Thank you.
prima semifinale ha vinto Laura Picchio su Giulia Gazzoli, mentre nell'altra semifinale di categoria C ha vinto Sara Codoni su Orietta Savelli della Lucrezia. Ricordiamo che Laura Picchio è una giovane atleta del comitato di Perugia, molto affermata nell'ambito nazionale e internazionale, perché ha partecipato anche con la nazionale, pertanto è una giocatrice forte, sta esprimendo un gioco molto bello, molto spettacolare, dove il pubblico, anche se non era un gran pienone oggi perché causa il caldo, però il pubblico che era presente hanno seguito queste partite con molto interesse e molto piacere.
Faccio a punto tre pezzi. Sì, sì, metti a fuoco. Non mi piace. Ancora è tu? Prendo punto. Per la marina, perché mi dai anche il piede. Siamo con la vicepresidente regionale FIB Marche, Laura Erbaccio. Una due giorni boccistica a Tolentino, per la prima volta quest'anno è stata fatta pure una lei al sabato come anteprima. Penso che è un buon risultato. Ottimo, direi. Penso che queste formazioni, questo tipo di tipologia di gara per noi donne è diciamo, la ciliegina sulla torta, perché penso che faccia spostare anche un po' più le giocatrici, nel senso che vengono più accoppiate e quindi c'è più partecipazione di questo tipo. Siamo molto soddisfatti anche dei numeri e quindi Tolentino è sempre al top nell'organizzazione e questo ci fa onore nella nostra regione, è un bel vanto. 32 formazioni, c'è stato l'accoppiamento con varie regioni di tutta Italia e questo ha contribuito a far sì che oggi è riuscita una bella gara. E questo infatti quello che intendevo, è una tipologia giusta per i weekend boccistici femminili, in quanto gli accoppiamenti senza vincolo di società fa un ulteriore contributo di partecipazione per le atlete. Visto che ci troviamo a fine anno, ci sono pure le nuove elezioni per il rinnovo del quadriennio olimpico, per il settore femminile ci sono delle novità come regionale Marche o come nazionale, non so. Novità, per adesso finché non si rinnova diciamo che è tutto fermo, diciamo che in mente avevamo intenzione di organizzare più gare lui e lei per il prossimo 2025, io a livello nazionale, essendo anche facendo parte della commissione nazionale, ho proposto di organizzare almeno una volta al mese una gara lui e lei, in quanto le giocatrici si spostano poco individualmente e quindi anche questa tipologia, domenica gara maschile e femminile, il giorno prima l'anteprima la gara lui e lei, penso che si vada avanti per anche fare la coppia mista tipo un campionato italiano, in modo che queste tipologie di gare, e lo sappiamo tutti che si svolgono a livello anche internazionale, sia gli europei che mondiali. Ma come provincia di Macerata, visto che anche tu sei maceratese della provincia, penso che potresti essere anche soddisfatta oppure no, perché Macerata ha organizzato due gare major, due lei, una lui e lei, perciò sul settore femminile forse mancherebbe ancora qualche altra gara regionale che le società, se si impegnassero un pochetto di più a organizzare
qualche gara regionale, penso che andrebbe più che bene. Esatto, la provincia di Macerata ha organizzato due gare major, quindi sono proprio al top, parlando proprio in tutta Italia, perché Macerata ha fatto queste due gare. E, avevo proposto di fare le gare lui e lei anche in forma serale, perché c'era la possibilità di farla in forma serale, magari spalmarla in più giorni, anche in due settimane, in modo di far lavorare anche la società e di far movimento anche all'interno dei bar, delle bocciofile, e creare più situazioni di incremento di gente, di spettatori, di pubblico. Prossimo anno che si cambia, anziché 31 dicembre ma andiamo a 30 settembre, perciò l'anno è molto ristretto e ci sarà problemi anche di organizzazione. Esatto, quindi si andrà a fare meno gare femminili sicuramente, avremo la metà delle gare femminili in programma perché l'attività è molto ristretta, e ci adopereremo di lasciare anche le date libere per i campionati, in quanto l'attività è molto fitta da gennaio fino a maggio, quindi cercheremo di fare magari una gara al mese femminile e lavorare più anche sui campionati, visto che c'è molta partecipazione di società anche a livello nazionale. La finale giocata appunto da Laura Picchio e Sara Codoni, ricordiamo che ha vinto Laura Picchio su Sara per 12-3. Il divario tra entrambe le giocatrici è abbastanza, e Laura si è fatto valere la sua classe, la sua forza e la sua tecnica. Thank you.
55. Presi 3. Diciassettesima edizione Trofeo Città di Tolentino, un'altra bellissima manifestazione organizzata dalla nostra associazione Bocciofila, una manifestazione particolarmente qualificata al femminile, oltre 60 atlete da tutta Italia, la vincitrice poi ha una storia molto importante perché è campionessa addirittura europea, già era anche stata campionessa italiana, e questo attesta quindi la valenza sportiva di questo evento. È un evento che poi non solo sport ma anche amicizia, che testimonia anche l'accoglienza che siamo in grado di dare a Tolentino grazie alle nostre associazioni sportive. Un'estate che, mi piace dirlo, è stata caratterizzata anche dallo sport, e una città che si sta caratterizzando sempre di più per essere città di sport. I ringraziamenti vanno naturalmente alla nostra associazione e anche a tutti gli sponsor privati, a tutti coloro che ogni volta per passione soprattutto riescono a organizzare questi bellissimi eventi che sono una vetrina veramente importantissima per la nostra città.
stare là, ti metti lì qua, la mia voce tua qua. Io perché dico che ce ne vado lui. Sì. Eh? Lo so, adesso te lo guardo. Non c'è. Però c'è se ce la faccio, vai, ci guardi, ma mia so scappato. Perché se c'è è meglio. Non sono scappato. Non sono scappato via. Ti voglio, non c'è. No, tocca, non ci sta. Bravo, finito. Laura Bicchio si aggiudica questo 17° trofeo Città di Tolentino, gara nazionale femminile. Un ringraziamento particolare a tutti gli intervenuti, a tutte le atlete che hanno partecipato a questa nostra gara, 17° trofeo femminile Città di Tolentino, che è un bel traguardo già come numero, diciamo, di edizioni. E ha avuto sempre una gara che ha avuto sempre molto successo. Adesso le cose sono cambiate, le strutture agonistiche inventate dalla federazione sono mutate, però bene o male noi siamo sempre sopravvissuti tra virgolette e abbiamo avuto sempre un discreto numero di partecipanti e di pubblico. E quindi un ringraziamento alle atlete, ai loro accompagnatori, a tutti quanti. Alle autorità, qui abbiamo la nostra vice sindaco, sta sempre qui. No, grazie Alessia, è veramente una seguace dello sport e per questo è anche assessore allo sport, ma non è scontato che poi l'assessore vada dappertutto e sia ovunque. Lei lo fa, di questo bisogna dargliene atto. E poi un ringraziamento ai collaboratori. I collaboratori che so ormai cominciano a essere sempre gli stessi, perché, lo ripeto ancora una volta, ma è una nota brutta, però è così, in 5 anni abbiamo perso 4 collaboratori stretti e quindi la loro mancanza si sente veramente e pesantemente. Speriamo che vengano sostituiti da qualcun altro, ma non è tempo di volontariato questo, vedo. Quindi è un po' difficile sostituirli. Allora, ancora che devo dire, qualche altra sciocchezza? Niente, passo la parola ad Alessia che ci dà un saluto. Buon pomeriggio a tutti, io porto naturalmente i saluti del sindaco Mauro Scravi, di tutta l'amministrazione comunale, 17esima edizione, già la durata, l'età del trofeo dice tanto sulla forza, la storia, la valenza di questa associazione sportiva. Io ringrazio sempre tutti gli atleti, in questo caso le atlete che sono qui con noi, perché queste manifestazioni sportive sono un'importante vetrina per la nostra città. Noi ci crediamo tanto nello sport, per noi lo sport è veramente fondamentale, ci abbiamo tante valide associazioni come questa di oggi che sono in grado veramente di organizzare dei bellissimi tornei. E poi qui, quando siamo qui, io ogni volta ho questa sensazione, che non è una sensazione ma è la realtà. Qui c'è sicuramente sport,
anche gesti molto importanti, sportivi, ma c'è anche tanta amicizia e questo è importantissimo. E c'è un'associazione che, Claudio, siete tanti, siete forti, avete anche tanti giovani che vi seguono e questo non è assolutamente scontato. Quindi io dico, e ne sono assolutamente convinta, che la traccia, il percorso è segnato, è un bellissimo percorso che andrà sicuramente avanti. Io ringrazio non solo l'associazione ma anche tutti gli sponsor, perché dove non arriva il pubblico arriva il privato. Ringrazio gli arbitri, perché quando si parla di sport c'è sempre una componente fondamentale che è quella degli arbitri, spesso bistrattati, maltrattati. Io vengo dal mondo del calcio, quindi quando parliamo di arbitri siamo sempre sul chi va là, quindi io li devo ringraziare perché sono sempre qui, la federazione che è sempre con noi, grazie. E quindi complimenti a tutte le atlete. Ho visto una parte della finale e ho assistito anche alle gare di ieri, perché ieri c'è stato un lei e lei anche avvincente, e quindi andiamo avanti e naturalmente io sarò sempre qui con voi. Grazie a tutti. Un ringraziamento particolare agli arbitri di partita, capitanati dal direttore internazionale Silvio Giustozzi. Abbiamo anche l'onore oggi di avere il vicepresidente regionale FIB Marche, Laura Erbaccio. Un saluto, Laura. Grazie dell'invito e porto i saluti del nostro presidente regionale Corrado Tecchi. E che dire, dico sempre le stesse cose perché ha fatto un bel discorso l'assessore allo sport. Sono sempre vicino a questa società, è sempre come stare in famiglia qua, veramente, di cuore. E quindi vi ringrazio veramente tutti per tutto quello che state facendo, l'attività è al massimo in tutte le categorie, disabili, giovani, da tutte le parti, quindi non posso che congratularmi e ringrazio anche a tutte le partecipanti che, come avevi detto te, non sono state così vigorose, però abbiamo raggiunto un bel numero, dai. E quindi siamo soddisfatti, è mancata qualcosina, ma soprattutto penso che abbia il caldo è stato il coefficiente determinante per la poca partecipazione, tra virgolette, di pubblico, è vero. E quindi siamo soddisfattissimi, complimenti a chi è arrivato a fare la semifinale e finale, vi ringrazio e complimenti ancora per tutto quello che state facendo. Quarta atleta classificata, Savelli Orietta di Lucrezia da Senigallia. Grazie e contraccambia di cuore. Violetta Borac, una ex atleta, dico ex perché ormai ha una certa età, quindi ha smesso di giocare, ma ci ha sempre nel cuore, e è di Senigallia, abita a Senigallia, ci ha mandato i graditissimi saluti da Orietta, appunto qua. La ringraziamo e ricambiamo. Terza atleta classificata, Gazzoli Li Giulia della Bociofila Morovalli. No, stavo a leggere una cosa. No, stavo a leggere qua. La seconda classificata della Bociofila Pollentina, Sara Codoni, che per la cronaca ha fatto un secondo classificato anche ieri sera nella gara lei e lei, quindi è in pieno della sua forma. Quindi chiamo a premiare l'assessore Laura. Nota di colore, unica società ancora a distribuire medaglie d'oro. Prima classificata, non è un a caso, non è un a caso, la Pluri, campionessa, bravissima sia come atleta che come ragazza, di Spello, della Bociofila Spello, Laura Picchio.
premiano sempre l'assessore Laura, Graziano e Maria, tutti quanti. Siamo con il presidente della società Pociofila Tolentino, Claudio Pascucci. Claudio, oggi è il secondo giorno, perché a Tolentino sono stati due giorni belli invocati, oltre la temperatura ma anche il gioco, perché ieri è stata organizzata una gara Lei per la prima volta ed oggi il 17° trofeo Città di Tolentino. Penso che alla fine puoi avere una grande soddisfazione. Ah, certamente, la soddisfazione è stata enorme, anche se è stato un tour de force per questo weekend sportivo boccistico tolentinate, perché da ieri, insomma, fino a tutto oggi abbiamo avuto ospiti sia nel nostro bocciodromo che nei bocciodromi limitrofi, partite derivanti da incontri tra vari atleti provenienti da tutta Italia, sono state ben 63. Non sono i numeri di una volta, ma questo ormai è consolidato, le persone si spostano sempre meno per il costo della vita, per i trasporti e per tutto. E quindi, però, nonostante ciò, abbiamo fatto degli ottimi risultati da quel punto di vista. Ma oltre al caldo, oltre ai vari impegni, dobbiamo ricordare che anche oggi c'era la nazionale in Austria e pertanto ha portato via qualche atleta. Poi c'erano pure mamme che hanno accompagnato i loro figli e perciò anche questo è venuto a mancare. Certamente, poi ci stavano anche delle manifestazioni in Sardegna che appunto a cui hanno partecipato anche molte atlete del settore femminile e altre in giro per l'Italia. C'è sempre questa piaga, diciamo, della duplicazione degli incontri in ambito nazionale di una certa importanza, però visto che appunto le persone sono propense sempre meno a muoversi, la federazione autorizza magari una gara al sud e una al centro, una gara al nord e un'altra al centro o viceversa, insomma. E non si può dare anche tutti i torti, insomma. Ma penso che tutto sommato nella tua società puoi avere grande soddisfazione, perché c'è stata ospitalità, cortesia, gentilezza, cioè ci sono state accolte molto bene. Sì, sì, è anche vero che da noi ormai con la nostra 17esima edizione molte atlete, molte sono abituate a venire e sono delle abitue. I prossimi impegni? I prossimi impegni, proprio più prossimo, è una gara per i disabili a coppia. E a seguire ci sarà la consueta Coppa d'Oro e poi vorrei tornare di nuovo con l'edizione del trofeo dell'arbitro che abbiamo fatto l'anno scorso e in realtà l'avevamo fatto in memoria di Mario Mangini, però quest'anno lo vorremmo estendere anche a Roberto Rossetti, che è venuto a mancare a ottobre. Quest'anno abbiamo perso un altro veramente colosso dei nostri collaboratori, Giuliano Guglielmi, a cui vanno tutti i nostri pensieri e a cui dedicheremo anche a lui, perché ha fatto l'arbitro anche lui, questo trofeo, insomma. Ok, grazie allora e un in bocca al lupo per le prossime manifestazioni. Sì, speriamo che vada tutto bene come al solito e noi siamo qua sul campo. Il solito ringraziamento particolare va agli sponsor che anche questa volta non si sono risparmiati. Mi riferisco soprattutto alla ditta pelletteria Laipe, che con il suo marchio Cromia, uno dei tanti, ci ha messo a disposizione diversi oggetti, borse, portafogli, portachiavi da consegnare all'atlete, e anche la ditta Walt Tosh di Tolentino, che ha messo a disposizione diversi oggetti di cosmetica e di bellezza per la gara Lei di ieri, di sabato 31 ottobre. Poi le altre ditte che come di consueto ci aiutano sono la Frigotecnica Commerciale di Tolentino, Tappezzeria Cattari di Tolentino, Febeca di Tolentino, Geodim Associati di Tolentino, Termoidraulica Tiberi di Tolentino, Macelleria Pappa Ciccia di Tolentino, la ditta Tecnobar di Tolentino, Migliozzi Ercoli Sementi di Passo di Treia e poi ancora Cosci Claudio di Tolentino e TB Minuterie Metalliche sempre di Tolentino. Un grazie assoluto a queste realtà
imprenditoriali che con il loro aiuto ci fanno andare avanti e ci permettono manifestazioni di questo genere. Programma in collaborazione con Macelleria Pappa e Ciccia, Cooperativa Agricola Val di Chienti, Via Flaminia 72, Tolentino. Tecnobar, concessionario La Cimbali, Contrada Cisterna, Tolentino. Frigotecnica Commerciale, Refrigerazione Industriale, Via Borsellino 40, Tolentino. Febe Cappelletteria, in Viale 30 Giugno, a Tolentino.